Paolo Sciorino Pomicino è un amico. Io vorrei per un attimo insieme a lui ricordare suo fratello Bruno Sciorino, grande attore che ci ha donato pagine di cinema civile. Viene in mente adesso Diario di un maestro, la storia di Un anno a Pietralata, oppure a Los Enfants con i Taviani. E tuo fratello è stato, diciamo, un attore militante di un certo, appunto, cinema civile. Ricordiamolo, perché spesso questo non accade. Sì, Bruno Cirino era infatti usava il mio primo cognome, Cirino, e non Cirino Pomicino, ma è stato un innovatore nel settore teatrale. Lui fondò anche una cooperativa su questo versante e portò ad esempio in scena Rocco Scodellaro, che era la storia del primo sindaco socialista nel Mezzogiorno. A Tricarico. A Tricarico, esatto. E naturalmente continuò con tutta una serie di altri spettacoli teatrali. Tu hai ricordato il Diario di un maestro, che ancora oggi resta una pietra miliare televisiva, perché in realtà raccontava in maniera vera, cruda, ma anche in maniera tenera. Con i protagonisti veri. Con il realismo del giorno dopo giorno, quello era il dramma delle periferie, dell'evasione scolastica. Pietralata, Roma, l'esperienza di Albino Bernardini. E ancora oggi spesso la televisione ripropone il Diario di un maestro durante le ore notturne, perché ancora oggi non servono su attualità drammatica, e che in realtà ha anticipato quello che è il tema di oggi, le grandi periferie metropolitane, dove in realtà c'è la crescita della emarginazione, la crescita della criminalità, la crescita dell'evasione scolastica. Io ho voluto ricordare anche A Los Enfants, che è un film in costume dei Taviani. Esatto, con Claudia Cardinale, con Bruno che era, diciamo così, aveva una parte importante, ma non da protagonista, perché era ancora molto giovane. Bruno ha lavorato anche con Modugno, ha lavorato con tantissimi altri personaggi, e purtroppo questo è capitato giovanissimo, come purtroppo la mia famiglia ha avuto una serie di miei fratelli morti giovani. Bruno fu il secondo che morì giovanissimo, il primo fu un altro, mio fratello, che morì addirittura a 33 anni. La devastazione e il dolore sono una scuola drammatica, perché il dolore senza fine, in particolare per i miei genitori, è stato un dolore che non si può neanche appena appena ricordare, se non commuovendosi. E dico una sola battuta, che quando morì il mio primo fratello, io e Bruno stavamo vicino al suo capezzale e lo dicemmo a nostra madre, che era una cattolica fervente. Nostra madre si rivolse verso il quadro della Madonna di Pompei e disse: io non ti capisco, ma te lo affido, a testimonianza di una fede capace di sopportare un dolore insopportabile. Grazie Paolo. Pac.